Ciao ragazzi e bentornati. Finalmente sono riuscito dopo tanto a tornare a pesca e siamo qui alla laguna di Orbetello, quindi stiamo cercando ovviamente di insidiare spigole in laguna, a spinning e a mosca. Vai col video. La canna come piega, piccolina, ma no, queste testate è innovata, sicuro, bella orata che si è slamata, lo fanno. Ragazzi, finalmente ce l'abbiamo fatta. Ci è voluto un bel po', abbiamo trovato la chiave. Esplosione violentissima. Eccola. E primo pesce in guadina. Finalmente primo pesciotto e dai, non ci lamentiamo, insistiamo. Eccola qua ragazzi, le spigole di Orbetello belle gialle e niente, dai, continuiamo, rilascio. Io l'esca è questa qua, Reali Spencil 65 SV. Leggermente alla mia sinistra. Vediamo un po'. Eccola. Eccola! No, è slamata! Eccola! Bella! Olè. Bella spigoletta, anche questa. Eccola qua. Come potete vedere, di nuovo Reali Spencil. Colorazione
bianca e gialla. Qua ve la lascio nella descrizione. Pure questa si è cucita molto bene. Eccola qua. Un altro pesciotto. Another one. Catch and release. Vabbè, qua per forza, ma in generale catch and release, ragazzi. Parliamo un attimo, vediamo un attimo al dettaglio, vediamo bene l'attrezzatura impiegata oggi. Abbiamo usato, come ho detto ripetute volte, le Legend Elite ES70MF, ovvero la 5 ottavi medium fast, e la ES70 medium light fast, ovvero la 3 ottavi, ok? Entrambi abbiamo lavorato, con entrambe nella maggior parte dei lanci ho lavorato a VTD, quindi a top water, questo perché l'acqua era molto bassa e l'unico modo per stare nella strike zone era con dei top water. L'esca che mi ha dato più catture, come avete visto, è stata il Realis Pencil nella misura più piccolina. Ho avuto tanti attacchi a vuoto sul 100, una ce l'ho. Una sono riuscito a ingannarla con Realis 100, anche con l'85, tanti pesci, ma anche tanti attacchi andati a vuoto. Di nuovo, il Realis Pencil 65 rimane veramente un ottimo alleato, soprattutto su pesce molto pressato e molto apatico, come in questo caso, perché qui, ragazzi, nella laguna di Orbetello veramente le spigole vedono esche artificiali tutti i santi giorni, quindi fate voi da soli a capire quanto questo posto è pressato. Io vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale e accendere la campanellina delle notifiche per chi ancora non l'avesse fatto, per non perdersi i prossimi video, e intanto continuiamo a fare le ultime spigole prima di andare a casa. Piccolina Realis Pencil colorazione River Bait, e un'altra piccolina l'abbiamo fatta, ragazzi. Oggi tutte piccole, però non ci lamentiamo, ragazzi, perché comunque sì, le stiamo facendo. Allora, la cosa che ho notato è che in generale prediligono un recupero abbastanza lento se pescate con artificiali grandi, cioè tipo il 100, altrimenti se andiamo a pescare, mazza come l'ho agganciata bene, se andiamo a pescare con artificiali piccoli, quando intendo piccoli intendo tipo Realis Pencil 65, allora lì preferiscono un recupero un po' più arzillo. La rilascio, ciao. Là, sei in diretta, dai, cade la GoPro accesa, fammela in diretta. Niente, raga, no, di una pippa, ce l'ha fatta in diretta. Niente, ragazzi belli, nell'ultima ora le spigole non hanno collaborato, le uniche attive erano solamente le orate, inseguimenti, attacchi top water veramente fantastici per essere orate, però di spigole niente. Finisce così oggi la giornata di pesca a Orbetello, un po' apatica, un po' moscetta, ma ci siamo divertiti uguale, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!